La Toscana può contare su tre atenei tra i più antichi e dinamici d'Italia: Firenze, Siena e Pisa. Un sistema che comprende anche centri di eccellenza come la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Istituto Superiore di Studi Universitari Sant'Anna, sempre di Pisa, e l'Università per Stranieri di Siena. Nell'anno accademico 2012-2013, oltre 116.000 studenti hanno scelto una facoltà in Toscana e quasi un quarto degli studenti proviene da altre regioni. Complessivamente studia nelle università toscane il 7% della popolazione universitaria italiana. Fin qui i numeri a cui potremmo aggiungere i 4.525 posti letto nelle residenze universitarie, gli oltre 3.800.000 pasti previsti in un anno nelle mense universitarie. E sono quasi 12.000 le borse di studio erogate. In Toscana ricevono la borsa il 100% degli studenti che ne hanno diritto, cosa che avviene in poche altre regioni italiane. Ma il successo del sistema universitario toscano sta in un insieme di fattori e scelte che vanno oltre i numeri. Tre città universitarie che sono anche gioielli storici e culturali, realtà stimolanti a misura d'uomo e di studente. Un insieme di politiche regionali che in questi anni hanno messo al centro il diritto allo studio universitario e la ricerca. Più alti livelli di istruzione dei nostri giovani sono l'elemento abilitante per competere meglio nel sistema globale, come sistemi economici. Quindi per questo anche dobbiamo incoraggiare i nostri giovani a proseguire i loro studi, anche recuperando un gap che l'Italia ha rispetto all'Europa in termini di numeri proprio statistici di laureati. Diritto allo studio significa anche aiutare a fare la scelta giusta. È questo il senso del progetto Tuo e Tuni, che da 2 anni la Regione Toscana promuove in collaborazione con l'Azienda regionale per il diritto allo studio, gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena, l'Università per Stranieri di Siena, la Scuola Normale di Pisa, l'Istituto Superiore di Studi Universitari Sant'Anna, sempre di Pisa, e l'Ufficio Scolastico Regionale. Per 5 giorni studenti delle quarte e quinte della scuola secondaria superiore hanno la possibilità di partecipare gratuitamente ad una sorta di campus universitario. Una settimana di vita universitaria per capire qual è la scelta giusta da fare. L'obiettivo è questo, di far accostare in modo intelligente i giovani, magari partendo anche non da quelli dell'ultimo anno ma dell'anno ancora precedente, a quello che potrà essere una scelta il più possibile consapevole. Non è affatto chiaro, anzi vi assicuro che non è così, che un ragazzo o una ragazza che sta frequentando gli ultimi anni della scuola superiore abbia una precisa percezione, una corretta percezione di cosa vuol dire essere, io sono un fisico per esempio, cosa vuol dire essere un fisico nel 2010. Al più hanno in mente cosa vuol dire essere un fisico alla fine del Settecento, ma non è la stessa cosa. In uno scenario di crisi anche economica spesso i ragazzi tendono a pensare a una scelta che garantisca loro una professione, a volte trascurano di seguire il proprio istinto e quindi di fare una scelta più orientata verso le loro passioni. La mia idea è che la scelta dovrebbe sempre essere orientata dalla passione. Firenze, Pisa e Siena, le città che anche quest'anno hanno ospitato 360 ragazzi provenienti dalla Toscana, ma anche dalle altre regioni del paese. Oltre 50 lezioni di tutti gli insegnamenti, da ingegneria a filosofia, dalla lingua araba a medicina e poi la vita all'interno delle residenze universitarie. I ragazzi spesso non conoscono bene la vita universitaria, portarli all'interno addirittura di una mensa, portarli nella vita di tutti i giorni credo che sia molto importante. I ragazzi devono scegliere in maniera consapevole, per conoscere in maniera consapevole la miglior cosa è essere immersi dentro tutto quanto. L'università è effettivamente un trampolino per entrare nel mondo della conoscenza e per avere le opportunità già da studente di avere percorsi articolati anche in altri paesi, quindi di vivere già un mondo, diciamo, e quindi un bagaglio che se io credo qualcuno rinuncia è veramente una rinuncia. Vivere la vita universitaria, cioè partecipare continuamente a tutto quello che riguarda l'università, stare in università, stare in contatto con i docenti, stare in contatto con gli studenti, studiare all'interno dell'università, insomma partecipare il più possibile. Per gli studenti toscani e non solo, l'appuntamento è alle prossime edizioni di Tuo e Tuni, per decidere cosa fare da grande, per scegliere cosa studiare.
Questo corso mi è piaciuto molto, le attività sono state belle, ho conosciuto persone nuove, abbiamo stretto amicizia e lo consiglierei anche agli altri ragazzi di farlo molto, cioè di farlo volentieri e di buttarsi in questa esperienza.